Ok, direi che possiamo finirlo. Hey guys! E come avrete capito sia dal titolo sia da questa fantastica introduzione, grazie Xiaomi, questo sarà il nuovo, nuovissimo Ask Ariamani. Vi ho chiesto su Instagram tipo quasi un mese fa di farmi delle domande per il nuovo Ask Ariamani e adesso risponderò, quindi partiamo subito col video. Sempre rimanendo in tema Xiaomi, ciao Xiaomi e grazie per le domande, chiaramente non sono mai abbastanza, mi chiede quanto mi ami. Allora, io ti amo, cioè veramente, su una scala da 1 a 10, io penso di amarti come la pizza. E abbiamo detto tutto, perché io e te ci intendiamo quando parliamo di cibo, quindi ho detto davvero tutto. Poi sempre lei, chiaramente, perché la Xiaomi è il top, mi chiede, cantami un pezzettino di Isn't She Lovely. Allora, premettendo che io non so il testo, adesso lo andrò a cercare. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought love would be making was always as she. Isn't she lovely, made from love? Poi sempre lei mi chiede di salutarla in un modo un po' carino, e quindi ti saluto, ti faccio spam, sì, e ti amo anch'io, e direi che te ne puoi andare dal mio canale, perché adesso scusa ma ci sono altre domande che devo rispondere. Ciao Xiaomi. Carmela, ovvero Lovely Nails, ciao Carmi, mi chiede, ciao Ari, nail art o make up? Come ti è venuta l'idea di aprire un canale? Un bacione. Allora, diciamo che l'idea di aprire un canale YouTube ce l'avevo già da un po', l'ho aperto tipo ormai penso quasi 3 anni fa, però ho iniziato a fare video costantemente l'anno scorso, quindi il primo anno non è che postavo molto. E inizialmente io mi ero fatto un account Google Plus e poi ho visto che si poteva collegare un account, cioè un account YouTube, e quindi già che avevo fatto 30, ho fatto anche 31 e ho aperto un canale YouTube. Nail art o make up? Allora, è difficile scegliere sinceramente, però penso direi nail art, perché make up alla fine, cioè, non è che faccia sti trucchi, quindi anche un po' di correttore va bene. E quindi sì, direi nail art, perché non so, per quanto mi riguarda è più creativa, ecco, e quindi sì, nail art assolutamente. Poi Martina, che è una mia amica, a cui mando un grande bacio, ciao Marti, mi chiede, fai qualche dieta in particolare o parlaci del tuo sport, insomma, cosa fai per rimanere sempre così in linea e in forma? Allora, qui è un argomento un po' complicato e spero comunque di non so, di esprimermi male, ecco. Io per mantenermi in forma non è che faccia tutto sto granché, nel senso, faccio danza da 7 anni e adesso andrò ad iscrivermi per l'ottavo anno. E comunque faccio danza, ma non è che sia molto, diciamo, sciolta. E quindi per esempio non so fare la spaccata, alcune cose non è che mi vengano proprio bene, però insomma è una cosa che mi piace fare, chi se ne frega se non sono brava, se comunque vado avanti è perché comunque la mia insegnante, cioè, apprezza i miei sforzi, va bene. E quindi diciamo che non è tanto lo sport, penso, che mi tenga in forma, perché comunque la danza sì, fai gli addominali per carità, fai anche gli esercizi per riscaldamento così, però sì, cioè secondo me non è quello che mi fa mantenere in forma. Diciamo che, ecco, per farla breve, io ho un pochino di fortuna, ecco, nel senso che già di per sé le ballerine non è che abbiano questo, cioè non hanno molti problemi di peso, nei nostri gruppi siamo quasi tutte magre, ecco, e non abbiamo poi così tante forme, insomma, perché comunque la corporatura di una ballerina è di un certo tipo. E rispetto magari a chi non pratica questa disciplina, ecco, almeno da quello che so io e da quello che posso vedere, che comunque le mie compagne di danza non è che abbiano tutte queste forme, ok, che sono un po' più piccole di me, però insomma anche la mia insegnante di danza classica e la mia insegnante di danza moderna, insomma, non è che abbiano tutte queste grandi forme,
E quindi già di per sé la danza, comunque se fai la ballerina, hai un certo tipo di fisico. Poi appunto dicevo, io ho un po' di fortuna, nel senso che io non seguo nessuna dieta, anzi al contrario, anche se non si direbbe, io mi sfondo veramente, cioè mi sfondo, mangio schifezze, ecco, non è che mangio verdure, frutta, non sto attenta per niente a quello che mangio, eppure non sono, cioè sono 3 anni che peso 45 kg e non sono ingrassata di un grammo, e per alcuni è una fortuna, per me, per carità, non mi lamento, però capisci che comunque non sto attenta alla linea dal fatto che, per esempio, ho le smagliature, ho un po' di cellulite, per carità non sto parlando di cose a livelli stratosferici, però nel senso i miei difettini ce li ho anche se non si vedono, quindi sono avvantaggiata da un altro, da un certo punto di vista, quello del fisico, però appunto non vuol dire che io abbia un fisico perfetto, ecco. E c'è da dire anche che io in passato ho avuto tanti problemi con lo stomaco, sono stata ricoverata parecchie volte, e quindi magari anche quello, quando avevo, quando, nel periodo delle elementari fino alla prima media, io ero, cioè non ero anoressica per carità, però cioè mi si vedevano tutte le ossa, vabbè, lasciamo stare questi discorsi, comunque quella parte della mia infanzia ha segnato comunque il mio fisico, e non è, cioè il mio fisico, il mio metabolismo si è abituato comunque a smaltire le cose in fretta probabilmente, quindi io non ingrasso, ecco, quindi il mio è tutta una questione di metabolismo e di fisico, e io non faccio poi tutto questo granché per mantenere in forma, ecco, questo per rispondere alla tua domanda. Poi Jenny28-01 mi chiede: ti è mai capitato di cascare in pubblico? Se sì, raccontaci la tua esperienza. Poi mi chiede: se la tua casa va a fuoco e puoi salvare solo 3 oggetti, che cosa salveresti? La tua famiglia e animali sono già in salvo. Sei bellissima, grazie, ti mando un bacio enorme, perché lei mi segue sempre e cioè la vedo sempre che mi mette mi piace, mi commenta così, e quindi sono molto felice di questo e ti ringrazio un sacco. Allora, sinceramente sì, e penso che le mie amiche sappiano che comunque faccio abbastanza figure di merda quando sono con loro, quando sono in giro. Mi è capitato di cadere in pubblico? Allora, mi ricordo che una volta stavo facendo le scale, praticamente nella mia scuola noi siamo al 4° piano, quindi ogni mattina dobbiamo farci i 4 piani di scale. Stavamo uscendo da scuola all'1:30 e in pratica io pensavo che le scale fossero finite. In realtà mancava un gradino e quindi ho fatto, tra virgolette, il passo più lungo della gamba, e quindi stavo letteralmente cadendo. E quindi mi sono aggrappata alla mia amica, mi sono aggrappata al corrimano, perché sennò mi catapultavo giù per le scale. E puntualmente davanti a me c'era un ragazzo pure carino, e facciamo figure di merda chiaramente con persone a caso. E però sì, diciamo che questa è una delle prime che mi viene in mente. Poi sicuramente sarò caduta altre volte, o comunque ho rischiato di cadere altre volte, come quando vado addosso ai pali, così chiaramente facendo sempre pentire le mie amiche di conoscermi e di essermi amiche, ma mi sembra più che giusto, e quindi sì. Cosa salverei se la mia casa stesse andando a fuoco? I miei familiari, i miei animali che non ho, cioè, vabbè, mio fratello, ma ok, sono già in salvo. Allora, 3 cose che salverei sarebbero, penso, il telefono, un libro, penso qualche foto o qualche disegno che mi ha fatto una mia amica, ecco, qualcosa comunque che ha un valore affettivo. Certo che dovrei mettermi a cercarli in mezzo alla baraonda, ecco. E comunque sì, queste sono le cose che salverei, sinceramente. Non penso di avere altre cose che mi importano, ecco, che dovrei salvare. I miei smalti, pazienza, li ricomprerò, cioè è sempre un buon motivo per fare shopping.